Diego, lo stesso Diego che si porta al servizio dalla linea dei 9 metri. Va tutto in salto per Diego, recezione di Bisotto, Pedron sui 3 metri, pipe di Botto, incrocio avanti per la formazione di Cuneo, con Botto che spara sul muro di Zamagni che stava scendendo avendo saltato a killer su Codarin, palla a terra, punto. Cuneo con tallone, schiacciatore classe 99 di 2 metri, pronto ad effettuare il servizio. Palla piazzata, la tiene Morgese con Cominetti che arriva e spara out, andando anche ad invadere punto numero 14 con un Conant che non è sceso ancora in campo, anche se la partenza di Cuno è stata di gran lena. Ci si aspetta una reazione dalla squadra di casa, bisogna cominciare da questo cambio palla, recezione di Eld, Garnica dietro per Cantagalli, seconda linea contenuto con Leo Andrić in contrattacco in mezzo alle mani di Zamagni, palla out, punto numero 15 per Bam Acqua San Bernardo, che manda ancora al servizio tallone, lunghissimo il suo turno al servizio, già la quarta battuta per lo schiacciatore numero 5. Battuta in salto, è una bomba ma stavolta la palla è out, punto per la formazione di Volley Tricolore. Entra Maretta al posto di Morgese, libero per la difesa con Roberto Cominetti al servizio. Parte la battuta del numero 8, out lungo, palla verso il 6, la palla si invola verso l'out ed è punto Bam Acqua San Bernardo Cuneo, punto numero 16. Si chiude così la prima rotazione, Codarina al servizio per la formazione ospite. Salto plot per il centrale numero 2, invece spinge alla fine il servizio, la palla si ferma in rete, cambio Conad, vuole scuotere dalla linea dei 9 metri, coach Mastrangelo, cambio per Matteo Zamagni, entra il numero 9 Riccardo Mian. Pronto lo schiacciatore Mancino numero 9 ad effettuare il servizio. Parte la battuta, la ricezione di tallone, palla per Pedron, dietro per Leo Andrić, diagonale, il fulmicotone, palla a terra, punto. Cambio palla tenuto in maniera poco dispendiosa, discretamente, facile, viene chiuso il cambio da coach Mastrangelo, un coach Mastrangelo desolato che non si aspettava questo impatto al match. Pedron, ricezione di Cominetti, palla avanti per Eld, nessun problema nell'uno contro uno con Leo Andrić a mettere palla a terra, con Siginosi che si era fermato a fare la guardia a Nicola Sesto. Ricezione perfetta in posto 3, non poteva lasciare sguarnito l'uno contro uno al centro. Garnica, palla corta su Siginolfi, palla sui 5 metri dietro per Botto, contenuto dal muro di Cono, ma c'è la copertura di Andrić, ancora Biotto, ancora Jacopo Botto che tira una diagonale al fulmicotone sui 3 metri, colpisce Cantagalli, palla out, punto numero 18 per un Bam Acqua San Bernardo Cuneo. Si avvia grande falcata alla conquista di questo primo set. Botto al servizio, 18-9, doppiato il volley tricolore. Palla scende, ci arriva Eld, Garnica avanti per Cantagalli, pallonetto tenuto da Pedron. Può contrattaccare Andrić, ma era finito a terra, ci arriva Morgese, bagger d'alzata per Cantagalli.
che inventa un gran colpo, palla che passa in mezzo al muro a 3, ben composto con Sergnotti che va a vedere dove è passato il pallone. Il video retarder sulla panchina di Cuneo per andare a vedere qual è stata la falla nella composizione del muro 3, punto Conan con Elda al servizio. Palla di Elda, si ferma sul nastro, punto numero 19, rientra Codarin perché è il turno di Siginolfi al servizio, protagonista durante il primo set, il turno precedente di questo primo set, il primo break importante per la formazione di Sergnotti. Salto flot, la tiene Eld, Garnica sui due metri per Diego Cantagalli, para sul muro di Codarin e tallone, il pallone si invola verso l'out, palla a terra, punto Conad. C'è un altro cambio con Nicolo Sesto che lascia il posto all'opposto di riserva Antonino Suraci, vuole spingere dai 9 metri Coach Mastrangelo, sono ben 8 le lunghezze da recuperare, rischia il tutto per tutto con Suraci al servizio. Out, verso posto 6 la battuta di Antonino Suraci, rientra Sesto al posto di Suraci, cambio Cuneo, esce il numero 7 Pedrone ed entra il palleggiatore di riserva numero 3 Luca Filippi, guadagna qualche centimetro a muro con Sergnotti. Ma è il momento di Leo Andrić al servizio, lancio altissimo, la piazzata su Cominetti, primo tempo di Zamagni, uno contro uno contro Codarin, palla a terra, punto numero 12 che consente così di mandare in battuta il numero 10 Diego Cantagalli. Parte la battuta dell'opposto numero 10, la tiene tallone, palla dietro per Andrić, seconda linea, c'è il primo muro da parte di Conad, cambio subito dalle parti di Sergnotti, rientra il palleggiatore titolare, non vuole lasciare nulla di intentato, punto numero 13 per la formazione di casa, con ancora Diego Cantagalli al servizio. Parte la battuta di Diego, la tiene tallone, palla sui tre metri, stesso tallone in attacco, diagonale, non ci arriva Maretta, parte in ritardo, era riuscita a toccarla Pepe Garnica nell'insolita posizione di centrale a muro, palla a terra, punto numero 21 che consente così al numero 5 tallone di portarsi dalla linea dei 9 metri. 21 chi batte, 13 chi risponde. Tallone, un salto, la piazza su Eld, Garnica per Eld, pipe proprio addosso a tallone che non riesce a spostarsi, palla a terra, punto numero 14 per Conad, volley tricolore, Cominetti dalla linea dei 9 metri. È lui l'uomo della Coppa Italia, l'uomo che ha regalato l'MVP, la palla tocca il nastro, la tiene Codarin, palla avanti per Botto, non c'è copertura e deve subire il muro con Botto che si arrabbia tantissimo con i propri compagni, specialmente con Leo Andrić, Leo reo di non aver coperto il pallone. C'è stato il muro di Pepe Garnica. Time out Cuneo, time out, bam, acqua San Bernardo, interrompe il gioco Sergnotti, allenatore di grandissima esperienza, non vuole lasciare
niente di intentato, benché la sua squadra veleggi in acque sicure, 6 punti di vantaggio sul 21-15, sono un ottimo bottino per la formazione ospite questa sera qua al Pala Bursi. Ricordiamo gara 2 di questa finale promozione. Time out che si esaurisce, sarà ancora Robby Cominetti dalla linea dei 9 metri. Parte la battuta di Cominetti, quello che si dice a Reggio, un fischione che rischia di andare a colpire il presidente di Lega Righi, ospite questa sera al Pala Bursi, punto numero 22 per la squadra di Cerniotti, che manda anche in campo il numero 15, cambio dell'under, salto clot per Contarin, la tiene Cominetti, Eld su Fuginolfi, palla a terra, si riaccomoda in panchina il numero 15 Fuginolfi, che si mette nella posizione di centrale. Zamagni, plot in rete, punto numero 23 con Cerniotti che va a chiamare un cambio, esce il numero 11 Jacopo Botto, entra il numero 14 Preti. Preti per alzare il muro, 204 centimetri contro Jacopo Botto, lo schiacciatore di 1,90 m. Cedron al servizio, palla corta per Eld, per lo stesso Eld in attacco, palla che viene tenuta da Pedron, la butta direttamente di là Preti, ci arriva in pipe Cominetti ed è lo stesso Preti in attacco, muro però di Conan, copertura del libero, ma la palla si può ancora giocare, seconda linea di qui Cantagalli che va a trovare una parallela incredibile, palla a terra, scatena l'entusiasmo del pubblico di Conad, punto numero 17, chiude subito il cambio con Cernotti. Pepe Garnica al servizio con salto appoggiato sul tallone, palla dietro per Botto in mezzo alle mani di Sesto, palla sulla testa, out, punto numero 24, sono ben 7 i set point per la formazione di Cerniotti, con il primo da giocarsi sulla battuta di Botto. Parte la battuta di Botto, recezione di Morgese, palla sui 7 metri fuori dal campo, deve attaccare Eld, una palla alta, colpo da Vic che inganna Leo Andrić in difesa, tocca appena il pallone, palla a terra, punto numero 18, Eld al servizio, ma stavolta sarà nella fase di side out. Il cambio palla che vorrebbe dire fine del primo set, non ce n'è bisogno perché la palla appoggiata di Eld si ferma in rete, 25-18, primo set a favore di Cuneo, gara 2, finale, promozione, a tra poco per la diretta del secondo set.
Si rientra in campo, secondo set, Cuno avanti, 25-18 il primo, arrivano gli scout, ringraziamo Alessandro Mori, lo scout di Volley Tricolore, sempre presente, vigile, preciso nel far arrivare i dati qua in postazione di commento. 7 errori in battuta per nessun punto per Conad, cambio palla deficitario al 33% su 21 ricezioni, 7 palloni a terra, con solo Eld che mantiene una percentuale del 67%, Cominetti non riesce a mettere pallone a terra, 3 muri per la formazione di casa, 4 contrattacchi a terra, 67 sempre per Volley Tricolore, ma non sono stati abbastanza. Un punto, un ace in battuta di Leo Andrić per 3 errori, cambio palla al 45, contrattacco bulgaro al 64 per la squadra di Cuneo, 2 muri a opera di Shigi Nolfi per la formazione di Cuneo, ma è stato il contrattacco al 64%, 14 palloni presi in difesa, 9 a terra, con un 100% di Jacopo Botto a fare la differenza. Torniamo live, torniamo in cronaca diretta, 1-1 con l'errore imbattuto di Eld, palla out verso posto 6. Non ci sono stati cambi di formazioni, i due sestetti che hanno iniziato il match sono ancora in campo, con Kodarin su Eld, primo tempo di sesto coperto da Garnica, palla alta per Cantagalli, la tiene tallone, può contrattaccare Andrić, ma la tiene anche Morgese, questa parallela, palla troppo a filo per Cominetti, stesso Cominetti si ripresenta in attacco, questa volta come dice l'amico Lucchetta che salutiamo, la palla dell'insaccato, Siginolfi staccato da rete con le mani troppo staccate, la palla si incunea tra rete, mani, petto del centrale numero 18, 206 centimetri, classe 94, palla a terra, 2-1 Conad che manda a servizio sesto, pressione di tallone, difficoltà, palla alta, Botto prova un colpo impossibile, la palla, il bagger che stava arrivando da Bisotto era troppo basso per tentare qualsiasi soluzione di attacco, inventa una girata sulla parallela, palla in rete, punto numero 3, ancora sesto al servizio, vediamo se col salto frotta andrà a cercare ancora tallone, no, stavolta è Bisotto, palla per Pedron, palla a terra con Mastrangelo che mima il movimento del muro su questa palla a filo, Cantagalli reo di non avere invaso con le mani, palla a terra, punto numero 2, con una lunghezza da recuperare sarà proprio Pedrona al servizio per Cuneo, la ricezione di Cominetti, Cantagalli si lotta a rete, può rigiocare Cuneo con Botto, palla contenuta dal muro di Zamagni, la rimette in campo Cominetti, Diego Cantagalli spara sul muro in chiusura di Siginolfi, anche se in realtà in presa diretta sembrava più un errore di Andrić, lasciato murare in posto 4, palla terra, punto numero 4, ed è Cantagalli al servizio. Parte la battuta di Cantagalli, la tiene Bisotto, primo tempo di Siginolfi con Pefe Garnica che chiama out questo pallone, lo sottolinea con un fischio, un fischione, si chiama Reggio Emilio questo attacco di Siginolfi, punto numero 5, Cantagalli al servizio per Conad Volley Tricolore. Tutti Cantagalli con palla out, ma Mastrangelo la vuole vedere, la palla era vicino alla riga, Sergnotti si volta verso la propria fisioterapista che non
muove un ciglio, primo intervento del videocheck, primo lavoro per Palmieri, decisione che viene presa in pochissimi secondi, viene comunicata a Salvati e anche dal video del Palabursi potete vedere che la palla è out. Botto al servizio, due lunghezze da recuperare per la formazione di Cerniotti. Proverà il numero 11 della formazione ospite, parallela slash con free ball di Bisotto, Sighinolfi, ma c'è la difesa di Elde che finisce out. Un punto recuperato per la formazione di Pedron, che lascia imbattuta il proprio capitano numero 11 Jacopo Botto. Parte la battuta di Botto, la palla tocca il nastro, carambola, non ci arriva Zamagni, palla a terra ed è parità, raggiunta il volley tricolore, raggiunta Cona, 5 pari, dopo una partenza con anche due lunghezze di vantaggio che erano diventate 3, viene subito raggiunta da Cuneo, ancora Botto al servizio. Battuta di Botto, tocca ancora il nastro, Morgese non si fa sorprendere, pipe di Eld che sbuca da posto 6, nessun problema nel mettere palla a terra nell'uno contro uno con Cerniotti che va a fare due chiacchiere con il proprio assistente Casale per vedere dove è passato il pallone. Cominetti al servizio per Conad. Repeto di Cominetti, palla tocca il nastro, ma c'è Sighinolfi, palla sui 4 metri per tallone, controllato, la rimette dentro Maretta, contrattacco da seconda linea, bomba di Diego Cantagalli, non può niente la difesa di Cuneo su questo pallone, palla a terra, punto numero 7, break per la formazione di casa che può così lasciare al servizio il proprio numero 8 Robby Cominetti. Parte la battuta di Cominetti, la ricezione di tallone, palla in mano per Pedron, la sposta per Andric, copertura sul muro di Eld, poi interviene in maniera molto vispa e furba il numero 16 Andric, con Zamagni che sceglie di non saltare a muro, palla terra, punto numero 6 Sighinolfi al servizio. Salto quad per Sighinolfi, la tiene Cominetti, palla in mano per Garnica, colpo da beach tenuto da Pedron, palla alta per Leo Andric, palla che non passa, 4 che viene ravvisato dal primo arbitro Brunelli dopo la segnalazione di Salvati, secondo arbitro a terra che ha segnalato subito il quarto tocco per la formazione di Cerniotti, punto numero 8 e Zamagni al servizio, palla corta, troppo corta, palla che si ferma in rete con un indispettito Mastrangelo che guarda in malo modo il proprio giocatore, non voleva errore su questo float, buon per Cuneo che può mandare così al servizio il proprio posto Andri. Lancio altissimo, la palla si ferma in rete, punto Cona, punto volley tricolore, punto numero 9, mantiene le due lunghezze di vantaggio con Pepe Garnica al servizio. Parte la battuta di Garnica in salto, la tiene Botto, Pedron, primo tempo di Codarin contenuto, ma c'è la copertura di Pedron, stavolta arriva tallone che spara a tutto braccio sul muro di Nicola Sesto,
palla che cade in campo, punto numero 10, time out, bam, time out, Acqua San Bernardo Cuneo, con tre lunghezze da recuperare, ci vuole parlare sopra Serniotti, in questo secondo set ricordiamo 1-0 la situazione al Palabursi finale, gara 2 per la promozione in Superlega con Reggio Emilia che ha sbancato Cuneo 3-1, avanti 1-0 nella serie, deve tentare il tutto per tutto Cuneo questa sera qua al Palabursi per riportare l'inerzia dalla propria parte, time out esaurito, si rientra in campo con volley tricolore che ha tre lunghezze di vantaggio da difendere, proverà ad incrementare il vantaggio il capitano numero 11 Fefe Garnica. Battuta in salto per Garnica, una piazzata, ci arriva Bisotto, primo tempo di Codarin, palla a terra, punto San Bernardo, punto numero 8 e con due lunghezze da recuperare numero 5 tallone schiacciatore classe 99, 1,99 m, che gioca in pianta stabile al posto di Preti e si appresta ad effettuare il proprio servizio. Palla presa troppo sotto e va a colpire proprio la postazione dello scout di volley tricolore che salva prima di tutto il computer, poi se stesso, punto Conad con Ed al servizio. Out anche il servizio di Eld, palla out, non era convinto, ma lo convince Mastrangelo, non chiede il video check. Punto numero 9 de Codarin al servizio. Palla corta di Codarin, deve ricevere Cantagalli, palla avanti per Cominetti, pallonetto, ci arriva in due Cuneo, c'era arrivato Leo Andric, ma non è riuscito a tenere vivo il pallone Pedron, palla a terra appunto per lo schiacciatore numero 8, ricordiamo MVP proprio nella partita di Cuneo in occasione della vittoria della Coppa Italia. Setto al servizio, protezione di tallone, palla in mano per Pedron, primo tempo per Siginolfi che mette palla a terra, nessun problema nell'uno contro uno contro Zamagni, anche se in realtà era Cominetti il guardiano di questo primo tempo, lasciata totalmente scoperta l'attacco di posto 2. Pedron al servizio, la tiene Eld, poi con una magia Zamagni, palla che era rimasta troppo bassa, la riesce a buttare nell'altro campo, la palla cade, punto con punto numero 13 per la formazione di casa e gesto di stizza da parte di Botto che dà un cazzottone al pallone. Cantagalli a servizio numero 10, parte la battuta, la tiene Bisotto, palla in mano per Pedron, il pallonetto del numero 16 Andric, Leo Andric, pallonetto che cade, sono queste le palle che fanno imbufalire coach Mastrangelo. Botto al servizio per Bam, Acqua San Bernardo Cuneo. Parte la battuta, in salto per Botto, la palla tocca il nastro, ci arriva Zamagni, palla dietro per Cantagalli, la tiene Bisotto, aveva tenuto questa parallela, grande giocata in difesa, non è stato seguito da nessuno dei suoi compagni, ma pregevole l'azione del numero 12 del libero di Cuneo classe 2002, punto Conat con Cominetti al servizio, palla piazzata
che si ferma in rete da parte del numero 8, punto numero 12, e sarà il turno di Sighinolfi. Sighinolfi al servizio. Parte la battuta del centrale, ricezione di Cominetti, palla dietro per Cantagalli, seconda linea, la palla danza tra nastro e muro, va a terra. Cerniotti subito a vedere cosa è successo. Palla a terra, punto numero 15. Casale che dà un segno di ok, l'assenso al proprio centrale che rientrava in panchina. Cartellino giallo a Pedron, al numero 7, al palleggiatore di Cuneo. Sinceramente non capiamo il motivo, non ci sembrava fosse successo niente di particolare. Punto che viene confermato ed è il momento di Zamagni. Sezione di tallone, pipe di Botto che spara su Cantagalli. Correttamente, in maniera molto sportiva, si ferma a chiedere scusa al numero 11. Nessun problema per Diego, che non è, riesce ad essere attivo su questo pallone in difesa. Punto numero 13, ed è il momento di Leo Andric dalla linea dei 9 metri. Lancio altissimo, palla out verso posto 5. E sotto nel punteggio Cuneo continua a spingere, però dalla linea dei 9 metri, con questo errore al servizio di Leo Andric, allunga Conad, ma sarà P1 alla fine di questa rotazione perché Pepe Garnica al servizio. Out anche il servizio di Garnica, palla out verso posto 5. Mantiene i due punti di vantaggio alla formazione di casa, ma vedremo se riuscirà ad uscire da questa che per antonomasia è la P più difficoltosa di tutte le squadre. Tallone al servizio. Palla in rete. Due squadre non si risparmiano dalla linea dei 9 metri. Fasi non di bel gioco, con tantissimi errori, ma tutte le due squadre devono spingere. Vogliono staccare sia Pedron sia Garnica da rete per posizionare meglio il muro. E dal servizio passa tallone per Doron, dietro per Andric, palla out, questa parallela. Leo Andric non è convinto, ma il pallone sembrava out. Video check che viene utilizzato da Cerniotti come un time out, decisione che viene presa in pochissimi secondi da parte del video check. Palmieri, viene comunicata a Salvati, palla che adesso va sul video, palla out per la formazione di Cuneo. Punto numero 18 e 4 lunghezze di vantaggio con El al servizio. Vuocato non solo per il caldo, il clima questa sera qua al Pala Bursi di Rubiera, due tifoserie che non si risparmiano. Un plauso alla tifoseria di Cuneo, un plauso alla tifoseria di casa. Ed per voi, palla out, punto numero 15, e sarà il momento di Codarin a presentarsi dalla linea dei 9 metri. Salto flot per il giocatore numero 2 Ed, palla in mano per Garnica, la sposta dietro per Cantagalli, contenuto il suo attacco, può giocare però Conad con Cominetti che vince il contrasto muro con Pedron, palla a terra, punto numero 19, ed è il momento di Sesto al servizio. Occhiata a Mastrangelo, chiama la zona di battuta, c'è tallone o Botto, è tallone l'obiettivo, ma è zona di conflitto con Biciotto,
palla a terra, zona di conflitto 1-6, Roberto Segnotti costretto a chiamare il secondo time out discrezionale sul punteggio di 20 a 15 per la formazione di casa. Si anima il Palabursi con tutti i ragazzini della Reggio Calcio che fanno un tifo infernale con i propri allenatori che li hanno portati questa sera qui a vedere la partita che rappresenta l'espressione del più alto livello della pallavolo di serie A2. Tant'è vero che è la finale, signori, finale, promozione. Una di queste due formazioni il prossimo anno sarà in Superlega. Sarà Cuneo, sarà Volley Tricolore, sarà BAM. Occorre solo rimanere sintonizzati su YouTube e continuare a godersi questo match. 1-0 BAM, 18-25-18 il primo, 20 a 15 che diventano 16 in questo secondo set dopo la ricezione di Bissotto. È il primo tempo di Sighinolfi, 1-7 spostata chiamata da Pedron, palla a terra con Pedron al servizio, quindi sarà P1 per la formazione di Cuneo. Eccezione di Ed, slash, non la chiude Botto con il miracolo di Ed Roberto Cominetti, che fatica ma la mette giù il pallone. Lo stesso Cominetti si carica dando l'high five a tutta la panchina. È il momento di Diego Cantagalli dalla linea dei 9 metri. Parte la battuta di Diego, una bomba, la tiene tallone. Pedron, primo tempo controllato dal muro di Zamagni su Sighinolfi. Pallonetto, ci arriva Bissotto, Botto. Palla ancora in aria, può rigiocare Conad con Botto che gestisce la fribole. C'è il primo tempo di Sighinolfi. Era riuscito in un primo tempo Zamagni a contenere l'attacco del centrale numero 18, non riesce stavolta. Palla a terra, punto numero 17. Ed è il momento di Botto, il capitano di Cuneo, al servizio. Parte la battuta di Botto, è out, è ricca, palla fuori. Cominetti al servizio per la formazione di casa, 22 chi batte, 17 chi riceve. Nel frastuono del Palabursi, la palla tocca il nastro, tallone c'è, palla dietro per Andris. Arriva il muro a uno di Eld, inchioda il pallone a terra, non ha più time out, punto numero 23 per la formazione di casa. Ancora Cominetti al servizio. Quello di Cominetti, la palla tocca il nastro, ci arriva Pedron. Muro 2 sul tallone che tocca, può rigiocare Conad, lo fa con Cantagalli che tira una bomba sul muro di Sighinolfi che sportivamente alza la mano. Applausi per il centrale numero 18 che non fa sprecare un video check. 24-17, sono ben 7 i set point per andare sull'uno pari. Ci si giocherà il primo dalla battuta del numero 8 Robby Cominetti, una piazzata, ci arriva tallone, palla dietro per Leo Andrich, la chiude con un muro imperioso Matteo Zamagni. Uno pari, Palasport di Rubiera, finale gara 2, un set pari. A tra poco per la diretta del terzo set.
Si rientra in campo, terzo set, palla Bursi di Rubiera, 1 pari, 25-18, Bam nel primo, 25-17. Arrivano gli scout, 7 errori in battuta, ma per fare un punto stavolta volle il tricolore. Cambio palla che vola al 56%, contrattacco al 67%, 4 muri di cui 3 di Eld hanno fatto la differenza, con San Bernardo che risponde con un punto in battuta a fronte di 5 errori. Cambio palla al 35, contrattacco al 33, nessun muro per la squadra di coach Cerniotti. Questo il motivo di questo secondo set. Eld al servizio sull'1-0 per la squadra di casa. Tiene botto, palla sui 3 metri dietro per Leo Andrić, diagonale al fulmicotone, palla a terra, punto per la formazione di Cuneo. Pedron al servizio, salto flop di Pedron, la palla tocca il nastro, ci arriva Eld, palla dietro per Cantagalli, coperto dopo un grande muro di Botto. Arriva Robby Cominetti che tira la bomba. C'è il tocco a muro secondo il primo arbitro Brunelli, abbastanza deciso, così come sono decisi i giocatori di Cuneo a chiamare il video check. C'è la tecnologia, usiamola. Altro lavoro per Palmieri su questa palla contestata. Palmieri che sta cercando il frame esatto. Una volta arrivati alla decisione verrà comunicata a Salvati, il secondo arbitro, al referto elettronico Sofi. Decisione che arriva in questo secondo. Palla è out, non c'è stato il tocco di muro come dimostrano le immagini. Punto, Bam, acqua, San Bernardo, Cuneo con Pedron al servizio. Ricezione di Eld, palla ricca, non può intervenire Garnica. Pallone che cade, punto numero 2. Ed è Pedron ancora al servizio, ristabilita la parità dopo la partenza 2-0 di Conard. Aggiornato adesso il punteggio. Pedron, Morgese, Garnica, palla avanti per Cominetti. E adesso finalmente il punteggio è giusto. 2 chi batte, ovvero Conard Volley Tricolore, 3 chi riceve, Bam, acqua, San Bernardo, Cuneo, con Nicola Sesto al servizio. Fatta la battuta di Sesto, ricezione di tallone, palla che viene presa quasi in contemporanea, non può attaccare Cuneo, free ball gestita da Eld, contenuto però al primo tempo di Zamagni, palla dietro per Botto, c'è la copertura di tallone sul primo attacco di Botto. Stavolta velocizza troppo il gioco Pedron, ma lo aspetta Matteo Zamagni, uno contro uno, inchiodato terra. Siginolfi, mandato quasi a morte dal proprio palleggiatore. P1 per Cuneo, Sesto su tallone, Siginolfi arriva a tirare dentro il pallone, pallone che era out, ma stavolta c'è stato il tocco in difesa da parte di Eld che ha sfiorato il pallone ammettendolo, alzando il dito, punto. Acqua San Bernardo Cuneo che manda Jacopo Botto, il proprio capitano, al servizio. Palla piazzata, la tiene Morgese. Primo tempo girato di Matteo Zamagni.
la gira verso posto 1, va a prendere una riga, esaspera il colpo rischiando tantissimo, ma il pallone a terra, 4 pari. Terzo set, un set pari. Finale, gara 2, 1-0 Conad, in quanto vincitrice della gara 1, 3-1 in quel di Cuneo. Cantagalli, servizio per voi. Palla in rete da parte del numero 10 dell'opposto di casa Conad, sotto gli occhi di suo padre Luca, sta seguendo la partita come al solito. Sighinolfi al servizio per Cuneo, salto flop di Sighinolfi, la tiene Eld dietro per la parallela contenuta in un primo tempo da parte di Jacopo Botto. Si invola Pedron, non può però essere attivo in difesa, vola contro il cartellone pubblicitario nelle postazioni dei ragazzi del volley Terre Matildiche, che questa sera si occupano dell'asciugatura campo nonché dei palloni. È il momento di Robby Cominetti. Parte la battuta del numero 8, piazzata, la palla tocca il nastro, Botto palla avanti per tallone. Un problema per lo schiacciatore numero 5 nell'uno contro uno contro Fefe Garnica, che riesce appena a toccare il pallone tanto da renderlo ingiocabile. Diagonale che cade, palla a terra. Momento di asciugare il Mondo Flex con anche i ragazzi di Pieve, Everton Volley ad aiutare in questa serata di calura qua a Rubiera. Leo Andric, bomba per andare a inchiodare Team Eld, che verticalizza troppo il colpo, va a colpire il tetto del Palabursi, palla terra, punto numero 7, scappa Cuneo, ancora Leo Andric al servizio. Morgese la tiene sui 3 metri per Garnica. Eld si rifà dell'errore appena subito dell'ace, diagonale al fulmicotone, palla a terra, punto numero 6, una lunghezza da recuperare con Matteo Zamagni al servizio. Salto float per Zamagni, ricezione di Botto, palla sui 3 metri, primo tempo di Codarin verso posto 5. Palla a terra, punto numero 8, rimangono due le lunghezze di vantaggio per la formazione ospite, con Tallone che proverà ad incrementare questo vantaggio dalla linea dei 9 metri. Parte la battuta dello schiacciatore numero 5, in salto, una piazzata, ci arriva Morgese, la tiene lì Garnica, pallonetto per Cantagalli, copertura di Pedron, palla alta, Botto viene controllato dal muro di sesto, rigiocata per Eld, ci arriva Leo Andric, gran palleggio di Tallone, colpo in attacco di Botto che viene fermato però dal muro di sesto, non c'è copertura lunga, palla a terra, punto numero 7, occasione ghiottissima sprecata dalla formazione ospite per incrementare il proprio bottino di punti, il proprio vantaggio. Buon per Conad che rimane a una lunghezza. Garnica al servizio, piazzata per Codarin, Codarin in primo tempo, ci arriva Maretta, Eld va su, la tira tutto braccio ma lavora bene il muro di Cuneo rendendo rigiocabile la palla per Andric, ma ci arriva Maretta, palla alta con Team Eld che la gioca da campione, alta, lunga, profonda, ha una mano, la palla si invola verso l'out, non può intervenire Cuneo in difesa, palla a terra e parità raggiunta, 8 pari. Garnica al servizio.
Ancora la battuta di Fefè sul tallone, palla in mano per Pedron, la sposta per Andrić. Altro muro in coabitazione tra Eld e Nicola Sesto, arriva a chiudere, sbarrano la strada all'opposto Leo Andrić. Non c'è ancora una volta la copertura, palla a terra, punto numero 9, ed è sorpasso per il volley tricolore. Conat che manda per la terza battuta, Fefè Garnica, tallone, deve andare in bagher. Pedron la gioca d'esperienza, botto contenuto l'attacco da Eld, lo stesso Eld si presenta in attacco, è invasato Eld, decostringe Roberto Cerniotti al time out. Eld in piena transagonistica, autore degli ultimi 4 palloni punto messi a terra. Scappa Conad in questo terzo set 10-8, tanto da costringere Cerniotti a mettersi da parte col proprio palleggiatore e l'assistente Casale a condurre il time out per la squadra. Cerniotti che ha parlato con Pedron, solo adesso si fa rivedere dalla squadra con Jacopo Botto visibilmente contrariato, già rientrato in campo, va Casale a rincorarlo vedendo un atteggiamento non particolarmente positivo del proprio capitano, che si riprende subito 5 per affrontare la battuta di Fefè Garnica. Tallone, Bisotto, Botto, linea di ricezione, ed ecco Darin che invece la prende in palleggio, ma un nervoso Jacopo Botto spara il pallone in rete. Punto numero 11 per la formazione di casa, per la quinta battuta consecutiva di Fefè Garnica. Palla piazzata, stavolta tallone, primo tempo di Codarin, era riuscito a intervenire Sesto, ma Cantagalli che era in aiuto non può essere attivo su questo pallone che si invola verso l'out. Punto numero 9, ed è Codarin al servizio. In salto la tiene Cominetti a due mani, miracolo di Fefè Garnica, palleggio a due mani, le proteste di Jacopo Botto e dell'intera panchina di Cuneo, ma non fa una piega Brunelli che dice che è tutto regolare. Punto numero 12, Eld al servizio. Palla tocca il nastro ed è in zona di conflitto nervosissimo Jacopo Botto, se la prende con tallone, Cerniotti costretto al cambio con tallone per cercare di calmare il capitano arrabbiatissimo. Un tallone che in verità non ci sembrava avesse sbagliato chissà cosa, ma adesso è a colloquio da Cerniotti. Intanto la palla di Ed si ferma in rete. Punto numero 10 per la formazione di Pedron, con lo stesso Pedron che si avvia dalla linea dei 9 metri. Continua il dialogo tra tallone e coach Cerniotti. Tutta di Pedron la tiene Eld, si rifugia in bagher per Cominetti, coperto l'attacco di Cominetti da Sesto, ancora Cominetti, stavolta è un pallonetto per Siginolfi che non riesce a essere attivo, stava già scendendo dopo la fase di stacco da muro, si tira dietro il pallone, palla a terra, Sesto al servizio. E con 4 lunghezze di vantaggio sarà ancora più 1 per Cuneo. Recezione di Preti, primo tempo di Siginolfi, ci arriva Garnica, la palla in alto,
Cantagalli la mette giù, la tocca appena appena, ha una mano di Zibiglio per la squadra di casa. Cernioti costretto a chiamare il secondo time out discrezionale con Casale che si attacca al campanello del time out. Non si sente nel frastuono del palaburci di Rubiera, con davanti 15-10 in questo terzo set che può risultare fondamentale per il prosieguo del match. Entusiasmo che non manca sia da parte dei tifosi reggiani sia dei tifosi di Cuneo, che continuano a sostenere la propria squadra. Coach Cernioti, che tenta di ricostruire, di rinsaldare quelle sicurezze che avevano fatto sì che Cuneo vincesse in maniera facile e abbastanza agevole il primo set. Sesto al servizio, esaurito il time out, Bissotto, palla sui 3 metri, dietro per Botto, out il pallone di Jacopo Botto. Botto nervosissimo, cambio, è costretto a cambiarlo, entra il numero 6 Vergnaghi, Nicolò, esce il numero 11 il capitano. Un nervosissimo Jacopo Botto che viene inseguito da Cernioti. Punto numero 16 ed è Nicola Sesto ancora al servizio. Flot su Vergnaghi, il neo entrato, stesso Vergnaghi in attacco. Ci arriva con Minetti a muro, punto numero 17. 7 lunghezze di vantaggio, cambio anche del palleggiatore. Non vuole far finire la squadra titolare Roberto Cernioti questo set che dà per ormai compromesso. Continua a parlare sia con Pedron, guardatelo nell'angolo, se viene ripreso nell'angolo con Botto e Pedron, capitano in campo. E viene in questo momento segnalato da Cernioti, ricezione di Vergnaghi. Preti contenuto questo attacco in pipe in un primo tempo, ma la palla si invola verso l'out di sinistra, appunto con Cernioti ancora con l'occhio nell'angolo dei cambi, con i suoi giocatori più rappresentativi costretti alla panchina per un eccesso di nervosismo. Vergnaghi, percezione di Eld, Garnica, palla in mano, Eld, pipe al fulmicotone, corpo verso il 5, palla in 1, palla a terra, nessun problema nell'uno contro uno con Siginolfi. Cambio che viene subito chiuso, esce Vergnaghi, rientra a Botto, guardiamo se il passaggio in panchina avrà fatto bene al capitano di Cuneo della BAM, nervosissimo a metà set. Cantagalli al servizio, 18 chi batte, 11 chi riceve. Percezione di Bissotto, palla in mano per Filippi, va a chiamare il primo tempo di Siginolfi, ma non passa più Cuneo, non passa più perché adesso c'è il muro di Matteo Zamagni, punto numero 19, 8 lunghezze di vantaggio con il palaburci e i tifosi reggiani che a grande voce chiamano la propria squadra. Cantagalli al servizio. Parte la battuta di Diego, la ricezione di Bissotto, palla in mano per Filippi, Preti contenuto l'attacco, può entrare Garnica, dietro per Cantagalli, contenuto anche l'attacco di Cantagalli, difende tutto Conad, Siginolfi stava per venire su anche questa, ma servono 4 palloni a Cuneo per mettere il pallone a terra. Chiama il pubblico Mastrangelo, vuole far sentire ai propri giocatori il calore del palaburci per questa azione
Cuneo che si deve ancora riprendere dallo stato confusionale del secondo set. Ci sta provando con i cambi Cerniotti e ci proverà Sighinolfi. Ricezione in palleggio, si esagera stavolta. Garnica a chiamare primo tempo in bagger, palla presa sotto, pallone out, punto numero 13 per Cuneo che si rifà sotto, non vuole lasciare niente di intentato la formazione ospite. Sighinolfi, salto float, ricezione ancora di Cominetti in palleggio. Cominetti in attacco sul muro di Codarin, palla dell'insaccato, palla staccata da rete, la palla si insacca tra le mani e il corpo, palla a terra, punto numero 20. E con 7 lunghezze di vantaggio è l'eroe di Cuneo, l'MVP della finale di Coppa Italia, Robby Cominetti al servizio. Parte la battuta di Cominetti, out verso posto 5. A momenti viene colpito Cerniotti che si scansa dalla traiettoria, punto numero 14 per Cuneo con Leo Andrić che va al servizio. Tanto battibecco tra Sighinolfi e Cerniotti. Leo Andrić in salto, palla troppo dentro il campo, costretto a rincorrere il pallone, la palla si invola out, cambio Conad, esce il numero 1 Matteo Zamagni, entra il numero 17 Antonino Suraci, vuole continuare a spingere dai 9 metri, è la filosofia, cambio anche dalle parti di Cuneo, rientra Pedron per rimetterlo in quota per il quarto set, esce comunque un ottimo Filippi che ha giocato i suoi palloni con sagacia e intelligenza. Antonino Suraci dai 9 metri per voi. La tiene Preti per la pipe di Botto che sembra rinfrancato e tranquillizzato dal viaggio in panchina. Palla a terra, punto numero 15. Chiuso subito il cambio da parte di coach Mastrangelo con Zamagni che va a rilevare Suraci. Adesso Zamagni che si riaccomoda in panchina per lasciare posto a Morgese perché bisogna ricevere la battuta di Preti. Palla tocca il nastro e mette fuori gioco Morgese, ace del numero 14. Pallone che cade sulla riga, gran colpo dello schiacciatore. L'asse 92, ancora Preti, stavolta la palla è out verso posto 1, punto numero 22 per la squadra di casa. Viene chiesto il video check da Cerniotti. Quindi lavoro per Palmieri, sembra più un time out per parlare con la squadra, palla nettamente out. Ma ha ragione Cerniotti, l'ho usato come time out e c'è la tecnologia, usiamola, siamo a fine set, da giocarsi tutte le carte, lo sa benissimo l'allenatore di grande esperienza. La tiene Preti, palla alta con una giocata, un bagger d'alzata meraviglioso da parte di Binotto, prova a spingere Botto ma non c'è nulla da fare contro il muro di Nicola Sesto. Punto numero 23 per la formazione di casa ed è ancora Fefe Garnica al servizio. La tiene Preti, palla sui 3 metri, Botto che non rientra, non è rientrato con lo spirito giusto, muro di Diego Cantagalli, punto numero 24, diventano 8 set point per la formazione di casa per portarsi avanti 2-1. Primo set point che si giocherà da questa P1 sulla battuta del capitano Fefe Garnica, lo spreca così, la chiude in rete Fefe rincuorato da Mastrangelo.
Arriva adesso però una serie impressionante di 7 set point sulla battuta di Codarin. Parte la battuta di Codarin, la tiene sui 3 metri, palla dietro per El, contenuto dal muro di Cunum, può rigiocare Conad con Cantagalli che spinge il pallone, la palla ancora viva, free ball gestita da Sesto, con Sesto che la chiude. Anche il terzo set, 25-17, situazione capovolta al Palabursi di Rubiera con il volley tricolore che si porta così a condurre per 2-7-1 tra poco per la diretta del quarto set. In campo quarto set, Palabursi di Rubiera, Conad avanti 2-1 in questa che è gara 2. Arrivano gli scout, un punto in battuta per 4 errori, Conad volley tricolore che cambia palla col 62%, percentuale bulgara, contrattacca al 45 con Eld Mattatore. Ma il dato che più spaventa sono i 7 muri, 2 di Zamagni, 2 di Sesto, 1 di Cominetti, 2 di Cantagalli. 7 muri che hanno scavato il solco in questo terzo set. Risponde Cuneo con 2 punti in battuta e 2 errori. Cambio palla che rimane deficitario, 39%. Contrattacco, per non parlare del contrattacco, 22% per la squadra di Cuneo. Nessun muro. E questi sono i motivi, i numeri di questo terzo set. Ancora Garnica al servizio. Si parte 1-0 dopo l'errore in attacco di Andrić. Palla piazzata, la tiene Preti che è entrato al posto di Tallone. Contenuto in difesa, Codarin. Ed la gira verso la parallela con Leo Andrić che dice di no. Video check che viene chiesto da coach Mastrangelo su questa palla toccata dal muro, non ha messo il tocco Leo Andrić, ma c'è la tecnologia, usiamola.
Video check richiesto da coach Mastrangelo all'inizio del set. Per questo punto, immagini del video check. Palmieri al lavoro con Salvati. Ha preso in pochissimi secondi la decisione. Palla con Sergnotti, palla col secondo arbitro. Tocco a muro, sì, tocco a muro Konat. Tocco muro a Mastrangelo che si volta verso il visore con Fefe Garnica che va dal primo arbitro a protestare. Voleva che Andrić alzasse la mano, non così in questa occasione. 2-0 Konad. Garnica al servizio. Eccezione di Preti, palla dall'altra parte, è svelto però Sesto, Cantagalli, pallonetto, non ci arriva Andrić, palla a terra, punto numero 3, Konad prova a scappare anche in questo quarto set. Jacopo Botto chiama raccolti i suoi compagni, adesso una difficoltà in più per Cuneo con tallone a sedere e il numero 14 Preti in campo, non uno specialista della seconda linea, molto migliore in attacco. Botto perfetto per Pedron, primo tempo, la palla è ancora buona, può rigiocare Konad ma è out. Ma quanta fatica, quanto ci deve mettere Cuneo per mettere palla a terra, troppa fatica per la squadra di Sergnotti per fare punto. Leo Andrić al servizio per voi. Lancio altissimo come al solito, è una bomba a una mano, Eld interviene Cominetti, Sesto la butta di là, free ball gestita da Leo Andrić, Kodarinč arriva a Morgese, palla alta per Eld, intelligentemente la rigioca, altra occasione, stavolta arriva il muro di Kodarinč su questo contrattacco di Diego Cantagalli, punto numero 2, una lunghezza recuperata da parte di Cuneo che va ancora in battuta col numero 16 Leo Andrić. Va tutto in salto per Leo Andrić, stavolta la palla si ferma in rete, punto per la formazione di Konad. Eld al servizio. 4 chi serve, 2 chi riceve. Parte la battuta di Eld, tiene Botto, palla per Pedron, lo stesso Botto in pipe. Out, errore dello schiacciatore numero 11 con Sergnotti che non sa più a cosa appellarsi per fermare l'emorragia di punti che sta colpendo la propria squadra. Ed stavolta la piazza, ci arriva Bissotto, palla avanti per Preti, palla chiusa nei 3 metri, gran colpo in attacco dello schiacciatore che come dicevamo può pagare forse qualcosa in ricezione ma ha un colpo in attacco veramente di notevole fattura. Lo stesso Preti al servizio. Ci arriva Morgese, palla sui 3 metri, avanti per Cominetti, murato da Pedron, la parallela, punto numero 4 per la formazione di Cuneo su questo attacco di Cominetti. Ancora Preti al servizio, eccezione di Morgese, stavolta la palla è più precisa, ancora Cominetti. Ci arriva stavolta il muro, parte Leo Andrić ai 2000 all'ora, non riesce però ad essere attivo, pallone che cade, cade a terra, punto. Per la formazione di casa che può così mandare al servizio il proprio ex capitano Nicola Sesto. Eccezione di Preti in palleggio, Pedron avanti per Botto. Nuovo look del capitano di Cuneo contro il muro 1 di Cantagalli, nessun problema per lo schiacciatore numero 11
palla a terra, punto numero 5. Rimane una lunghezza di vantaggio, proverà a ricucire il gap Codarin dal servizio. E prende una riga, palla a terra. Non si sa quanto voluto questo servizio da parte di Codarin, che la prende con la mano sinistra, con la parte sinistra della mano destra, palla che prende una stranissima traiettoria, finisce sulla riga. Ancora Codarin al servizio. Stavolta Ed interviene, palla sui 3 metri per Cantagalli, contenuto. Pedron di seconda per Preti, che si lascia ingolosire, non passa nel muro, uno contro uno, Zamagni salta a killer, Cerniotti predica calma, ma occasione ghiottissima sprecata da parte del proprio schiacciatore, che ha preso il posto di tallone. Cantagalli al servizio. Di Cantagalli su botto sui 2 metri, Sighinolfi esaspera troppo il movimento d'attacco, non ha angolo il centrale numero 18, palla out, un altro punticino per la formazione di casa, che si porta così a condurre per 8-6. Ancora Cantagalli al servizio. Botto, Preti, Bisotto pronta alla linea di ricezione di Cuneo per la battuta in salto dell'opposto numero 10 di casa Conad. Ci arriva Preti, palla sui 3 metri, deve andare in attacco, botto contenuto, l'attacco da Eld, Cominetti, pallonetto, interviene Leo Andric, non può contrattaccare Cuneo, sbaglia anche l'appoggio in free ball Leo Andric, clamoroso questo errore da parte di un giocatore di categoria come lui, ha provato la palla corta per mettere in difficoltà la gestione della free ball. Time out Cerniotti, costretto a chiamare tempo sulla 9-6 per la formazione di casa. Una partita che sta scappando di mano a Cuneo dopo un imperioso primo set. Telecamere stanno inquadrando Cerniotti, che vuole rianimare la propria squadra. Sguardi bassi però, sguardi non certo che lasciano ben sperare il coach di San Bernardo Cuneo. Vorrebbe una reazione diversa, vorrebbe occhi diversi come quelli che ha Conad, volley tricolore. Chiaro che è più facile quando va tutto bene, ma la strada è ancora lunga, c'è ancora da lottare, c'è ancora da combattere. Cuneo vuole portare questa contesa almeno un tie break per andare a pareggiare la serie. Conad vuole portarsi avanti 2-0 in questa serie di finale. Si rientra dal time out, Cantagalli al servizio per la formazione di Conad. La tiene Preti, palla verso il 2, la spinge in 4 per botto, pallonetto, la tiene Zamagni in un qualche modo, contrattacca Garnica, autorigiocata, e Matteo Zamagni di prima intenzione butta di là un pallone che a prima vista sembrava innocuo, ma che sorprende Preti, verticalizza il colpo in difesa, la palla tocca la struttura portante del tetto del Palabursi. Punto Conad, punto numero 10. Ancora Cantagalli, 10 punti come 10 il suo numero di maglia. Diego al servizio per voi. Parte la bomba di Diego, la tiene Preti. Leo Andri da seconda linea la piazza, ma ci arriva Eld. Non la piazza! Diego Cantagalli la tira a tutto braccio. Nessun problema da seconda linea per l'opposto di casa Conad. Nell'uno contro uno contro Jacopo Botto. Palla a terra, punto numero 11, 5 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa, che spinge, spinge dai 9 metri, vuole incrementare il vantaggio. Ci proverà Diego Cantagalli dai 9 metri.
La tiene stavolta Botto, perfetta per Botto, la gira troppo, la gira out, Cerniotti sconsolato, errore senza senso, c'era Garnica a muro, palla out, si gira verso la panchina, si gira verso il secondo allenatore e allarga le braccia, l'unica cosa che può fare è interrompere il gioco per chiamare il suo secondo time out discrezionale. È senza parole, non sa cosa dire, non sanno cosa dire la panchina di Cuneo, vogliono una reazione, vogliono altri sguardi, vogliono altri occhi, prova a battere le mani il capitano che riscappa però subito verso il campo, non ha detto una parola Roberto Cerniotti e non è una cosa da poco, un allenatore come lui con un grande curriculum, con una grande carriera, ha ammutolito questa sera al Palabursi sotto 2-7-1, sotto 12-6 in questo quarto set, dopo un primo set meraviglioso della propria formazione. Si rientra in campo, esauriti i due tempi per Cerniotti. Cantagalli al servizio. Preti, slash, la tiene Cominetti. Cominetti in attacco, pallonetto, Sighinolfi, litiga con il muro, con il colpo d'attacco, litiga con la rete, confusione totale. Cambio Cerniotti, cambia Preti che non è riuscito a incidere se non per qualche colpo in attacco, punto numero 13 per la formazione di casa che scappa in questo quarto set. Cantagalli al servizio. Stavolta è una piazzata. Ace! La lavora, la cambia. Riesce tutto il volley tricolore stasera, riesce tutto. Palla a terra, punto numero 14. Annichilito Cuneo. La formazione è capace di vincere 2-0 contro Santa Croce, la formazione capace di vincere 2-0 contro la seconda in classifica di regular season. Sembra non avere armi da opporre a questa Cona che sulle ali dell'entusiasmo continua a martellare dai 9 metri. Palla alta per Botto, la tiene Elde, interviene Maretta, Cantagalli stavolta esagera. Palla alta, arriva al muro 3 da parte di Pedron, ma importantissimo questo turno al servizio per scavare un solco. Mutuliti i tifosi di Cuneo che non smettono però di supportare la propria squadra. Pedron, salto float, la tiene Held, primo tempo Matteo Zamagni addosso a tallone, corpo verso il 5, voleva forse l'intrarotazione verso 1, la palla gli scappa verso il 6, poco male, palla che può anche darsi sarebbe uscita, ma interviene in difesa tallone, palla a terra punto numero 15 ed è lui Robby Cominetti al servizio. La piazza sul tallone, ci arriva Pedron, palla dietro per Botto, tenuto da Maretta, difesa una mano questa parallela, Held passa anche la schiacciata di Held, può rigiocare Botto, ma aveva preso anche questa Maretta, aveva preso anche questa Maretta, tre colpi da parte di Cuneo per mettere giù il pallone, una pressione incredibile per gli schiacciatori di posto 4 per l'opposto della squadra di Cerniotti con il proprio capitano Jacopo Botto che vuole ripartire dai 9 metri, da lui può nascere una serie importante, da lui può nascere un recupero. La tiene Morgese, palla sui 6 metri, deve andare in seconda linea da Cantagalli. Leo Andric chiude troppo alla diagonale, la palla viene toccata, il pallone cade a terra, non c'è la difesa di posto 1 in quanto il muro era 3, nessuno copriva corto, cade sui 4 metri, palla a terra, punto numero 16, cambio Conad. Esce il numero 1 Matteo Zamagni, entra il numero 9 Riccardo Mian, come
nel set precedente per continuare a spingere dai 9 metri. Riccardo Mian, lo schiacciatore, classe 98, 1,95 m, pesta la linea, era partita una bomba dal suo braccio, ma è questo che voleva coach Mastrangelo, voleva potenza al servizio, l'aveva ottenuta, peccato per l'errore. Punto numero 9, Siginolfi al servizio. Battuta di Siginolfi, la tiene Eld, Garnica, contrasto rete, può rigiocare però Tallone, ed è Garnica, uno dei più bassi in campo, ricordiamo Fefè Garnica, 1,90 m per il palleggiatore argentino in forza quest'anno a Conad, che va a stoppare a muro Tallone. Punto numero 17 per la formazione di casa, lo stesso Garnica al servizio. La taglia troppo stavolta verso posto 5, il pallone si invola verso l'out di sinistra. Punto Cuneo, punto Bam Acqua San Bernardo, che può mandare così al servizio il proprio posto numero 16, Leo Andric. Lancio alto come il suo solito, ma la palla si ferma in rete. La palla si ferma in rete sotto gli occhi di Wagner, l'opposto che ha giocato tutta la stagione qua tra il pubblico, tra i supporter di Cuneo. Buon per Conad, punto numero 18, è dal servizio. Botto slash, la tiene sesto, vuole giocarsela in free ball e la gioca in free ball. Diego Cantagalli, palla dietro, palla a terra. Punto numero 19, coach Mastrangelo comincia a stringere il pugno, si avvicina il momento di un'impresa che ha dello storico per una città come Reggio Emilia, portarsi avanti 2-0 nella serie finale promozione dopo aver vinto la Coppa Italia. Continua il sogno di Conad, ma c'è ancora da giocare, c'è ancora da giocare tante partite, c'è ancora da giocare questo set. Eld, palla in rete, punto numero 11, con Eld che si mangia la maglietta. Coach Mastrangelo vuole Antonino Suraci pronto per la battuta in salto. Tallone al servizio per la formazione di coach Cerniotti. Parte la battuta di Tallone, la tiene Cominetti, stesso Cominetti in attacco, colpo da Beach, palla che cade in posto 6, a tutti i livelli una palla fastidiosissima questa, non c'è mai e c'è sempre il buco. Il in posto 6, cambio Conad, esce il numero 5 Nicola Sesto, entra il numero 17 Antonino Suraci, protagonista della stagione di Conad per lunga parte, quando i primi mesi ha dovuto sostituire e lo ha fatto in maniera egregia Diego Cantagalli, che rientrava da un'operazione al gomito. Suraci al servizio, spinge Conad ma la tiene Botto, palla sui 4 metri dietro per Leo Andric. Parallela, out, non riesce più a prendere il campo la formazione di Cuneo. 21 chi batte, 11 chi riceve, una punizione fin troppo severa per la squadra di coach Cerniotti, che però deve reagire, deve ritrovare il piglio del primo set. Ancora Suraci al servizio, palla tocca il nastro, ci arriva Bissotto, primo tempo di Codarin contenuto da Suraci in difesa, poi arriva Eld che spara out la pipe. Punto numero 12, cambio che viene subito chiuso da
coach Mastrangelo. Rientra sesto per Antonino Suracci, che ha fatto il suo. Codarin al servizio. Palla è out, punto numero 22 della formazione di casa, che vede avvicinarsi l'obiettivo. 22 a 12, dicevamo, con Cantagalli ancora al servizio. Parte la ola, parte l'eccezione di tallone, ci arriva Pedron con un miracolo free ball gestita da Maretta, perfetto l'appoggio. Pepe Garnica la vuole chiudere così con questo attacco di seconda intenzione. Chi vi parla come me ha avuto la fortuna di vedere Jeff Stork fare queste cose a Parma. L'età mi ha concesso questo e mi concede di vedere questo punto di Fefe Garnica. Punto numero 23, Cantagalli al servizio. Parte la battuta di Diego, la ricezione di tallone, Ace 24 a 12, 12 match point per la formazione di casa. L'incredibile sta succedendo a Rubiera, l'impossibile, tutto il pubblico in piedi, tutti pronti a festeggiare la vittoria della squadra di casa. Ci proverà sicuramente Diego Cantagalli dai 9 metri. Parte la battuta, è out, punto numero 13, ma rimangono 11 match point per la formazione di casa. Pedron al servizio, Conad, P4, cosa deciderà Fefe Garnica? Primo tempo con Zamagni, palla con Minetti, palla però cade dopo il nastro, era già nella sua comfort zone, zona 3, punto numero 14 per la formazione di Cerniotti. Dicevamo, sarà un primo tempo di Zamagni, la prima scelta. Robby Cominetti, l'eroe di Cuneo, o la seconda linea di Cantagalli. Ricezione di Cominetti, palla dall'altra parte, la può rigiocare però Conad. Cominetti, contenuto dal muro, interviene Pedron, palla alta per Leo Andric, che viene stoppato a muro da Matteo Zamagni. 25 a 14, 2 a 0, serie finale per questa incredibile Conad volley tricolore, che vince con lo stesso identico punteggio di 3 a 1 di gara 1. Conad avanti 2-0 nella serie promozione. Conad che proverà a chiudere il discorso sabato sera, ore 20, dal palazzetto di Cuneo. Nel salutarvi e augurarvi buona serata, Lusetti Weiner, il cocco, ricordando il punteggio. Conad volley tricolore, batte bam Alpi Tour Acqua San Bernardo Cuneo 3-1. Alla prossima, buona serata ancora e buon volley a tutti.
eccoli.